Horvath è un fotografo che ha attraversato la storia della fotografia, ha 70 anni di lavoro alle spalle, ha cominciato a scattare negli anni 50, lavorando subito per la grande moda italiana. Lui è nato in Istria, poi ha dovuto per le leggi razziali scappare in Svizzera, poi ha frequentato, finita la guerra, l'Accademia di Brera e poi si è stabilito a Parigi. Però ha cominciato a lavorare in Italia, a Firenze, con le modelle e con l'alta moda italiana. Horvath è un precursore di questo modo di fotografare la moda. Per strada. In questi ultimi anni si vedono moltissimi reportage di moda scattati per strada in situazioni meno impalate rispetto allo studio. Quello che ha inventato questo modo di trattare le modelle, di averle un po' meno pettinate, un po' meno vestite, un po' meno impacchettate, anche litigando con le grandi redazioni di Harper's Bazaar e di Vogue per cui lavorava, è stato Horvath. Frank Horvath è un uomo molto curioso, quindi molto intelligente, che ha esplorato tantissimi linguaggi fotografici. Ha vissuto tantissimi anni a New York, tantissimi anni a Parigi, è stato molti anni in India e ha sempre fotografato sia di fotografia, appunto, di reportage, di viaggio che sociale. Ha lavorato tantissimo, continua a lavorare tuttora, è stato di nuovo un precursore per l'utilizzo del digitale che ha cominciato a utilizzare nel 1993. Lui sostiene che anche i grandi fotografi con cui lui ha lavorato, che fossero Cartier-Bresson, Alamagnon piuttosto che, non so, Salgado, fossero più riconoscibili di lui. Quindi per cercare un filo conduttore all'interno del suo lavoro ha diviso il suo lavoro in sezioni, in chiavi di lettura che ha dato qui in questa mostra. È arrivato e ci ha fatto un complimento meraviglioso dicendo che era la più bella mostra che gli avessero mai fatto, forse perché noi abbiamo un po' scompaginato quella che è la sua idea di sequenza fotografica, le sue sono messe in un altro modo. Horvath è un uomo molto intelligente, molto colto e che ha un'energia invidiabile perché ha 90 anni. Già arrivando da Parigi ha continuato a scattare sempre con la sua macchinetta digitale, già sul TGV, ha girato tutta Torino, infaticabile, ed è un uomo anche molto divertente. Horvath ha scelto soprattutto le fotografie in bianco e nero perché il bianco e nero è quello che dal suo punto di vista concentra maggiormente l'attenzione sul soggetto. Il colore a volte ti porta fuori. Ti concentri più sul colore che non sul significato della fotografia. Nella mostra di Horvath c'è una fotografia straordinaria, rappresenta un matrimonio musulmano scattato a Lahore in Pakistan. È una fotografia che è stata a una mostra che è un pezzo di leggenda nella storia della fotografia che si chiama The Family of Men, questa grandissima mostra di 500 scatti che raccontavano la storia della vita, della condizione umana, quindi dalla nascita, la scuola, il matrimonio, l'amore, la morte. E c'è una fotografia di Horvath che è uno dei pochi fotografi viventi che possono vantare di avere una fotografia, di aver avuto una fotografia in The Family of Men.